invito con moltissima felicità sul palco Domitila Ferrari per la presentazione ufficiale del suo libro Il pessimo capo, che esce oggi per Longanesi. Allora, intanto dico due parole io. Cosa ci fa una non freelance al freelance camp? Va bene, lo sono stata per anni, quindi so come si fa. So anche che è una gran fatica e so che comunque essere capi di se stessi a volte è molto più complicato, appunto perché lo sono stata anch'io, di essere capo di qualcun altro. Per caso è caso, però è sempre difficile, no? Dirsi che cosa bisogna fare anche. Ah, io voglio sapere chi te l'ha fatto fare a scrivere questo. No. La gloria. No, scherzo, però come ti è venuto in mente, dai? Cioè, com'è la genesi del libro? Dice anche due, magari per quelli intanto che di non... che cosa parla? Esatto, un po'. Facciamo un po' di introduzione. Allora, è successo che anni fa ho iniziato a raccontare alcune cose un po' buffe, folcloristiche, che mi capitavano in ufficio. E ogni volta che chiacchieravo con qualcuno, ah sai, il mio capo fa questo, ah oggi è successo questo, ah oggi ho fatto quest'altra cosa, e il mio capo genericamente, uomo o donna, e c'era sempre qualcuno che diceva ma stai parlando del mio capo, eppure non avevamo un capo in comune, è perché i pessimi capi si somigliano. E quindi ho iniziato a raccontarla questa cosa, anni fa ho fatto un blog, forse uno dei post sul mio blog più letti, e ogni volta c'era qualcuno che me ne raccontava un'altra di storia, ed erano sempre peggiori. E allora ho iniziato a pensare che comunque una cosa stavamo imparando a non diventare come loro, e quindi mi sembrava un buon modo per raccontare un modo diverso di lavorare, di essere capi degli altri, o anche di sopportare le angherie quotidiane di quelli che comunque ci capitano, ci capiteranno e potremo essere. Io ho una domanda che mi... Io ho letto il libro in anteprima, grazie. E mi frullava in mente questa domanda, cioè esistono queste categorie o ognuno di noi le contiene un po', cioè ogni capo le contiene un po' tutto? Tu le hai divise così per archetipi, cioè, perché probabilmente il capo maleducato è anche un po', cioè ce n'è anche altre, no? Però mi ha fatto anche molta tenerezza invece il capo emotivo, no? Perché ho detto, vabbè, si parla tanto di empatia, empatia, beh, però poi l'hai massacrato, il capo emotivo è un disastro. No, così volevo. Ci sono delle categorie che non sono neanche troppo forzate, in cui comunque è facile riconoscere il proprio pessimo capo. Alcuni capi si sovrappongono, ovviamente il capo maleducato vi immaginate facile che sia anche possibilmente sessista, no? Che comunque vi siano capitate delle battute fuori luogo che comunque non avrebbe dovuto fare. Comunque volevo dirti che ti vedo un po' stanca. Che è una delle cose che fattificamente il capo, quando stai per entrare in una presentazione importante, per metterti in difficoltà. Era una citazione del libro, non mi permetterei. Che è una cosa che mi è successa, mi preparo, arrivo in questa presentazione e il mio capo 2 secondi prima ci tiene a dirmi che mi trova un po' stanca, oppure fa commenti su come sono vestita. Però questo è anche il capo competitivo, no? Cioè che siccome ha un po' paura, ci tende a dirti, ti vedo un po' stanca, così aiuto, no? Quindi lavorando, ci tiene a fare la pipì, diciamo, nel suo territorio. Lavorando contro se stesso, perché se io faccio una bella figura, non la faccio per me stessa, ma la faccio per l'ufficio in cui mi trovo. E vi sarà capitato anche come freelance di arrivare in un posto e dovervi adeguare in qualche modo alle regole non scritte di quel posto di lavoro, quindi ci sono dei modi appunto di vestirsi comuni in alcuni uffici, immaginate adesso parlando per stereotipi che comunque aiutano in qualche modo a semplificare il mondo, che comunque in banca ci si va con la giacca, no? Quindi ci si aspetta che comunque fare una consulenza in banca io vada vestita in un certo modo, e quindi sono sempre, io dico sempre overdressed, cioè mi vesto sempre più di quello che dovrei, perché comunque altrimenti mi sento a disagio, non so mai che cosa possa essere il contesto in cui mi trovo, e quindi faccio sempre un passaggio in più. Questa cosa però ovviamente in ambienti a prevalenza maschile in qualche modo viene notata, e appunto come sentivamo nello speech prima ti fanno notare come sei vestita, perché non sei mai
assolutamente allineata. La differenza a volte è che, cioè, hai più possibilità per vestirti rispetto a un uomo e i dettami soliti del vestirsi in ufficio. E anche questa cosa, insomma, senza andare troppo fuori tema, è una delle cose che appunto il pessimo capo non manca di sottolineare. Stavo pensando che, leggendo le categorie del libro, dovremmo fare una versione, o forse basta cambiare il titolo, il pessimo cliente, no? Perché il cliente è un po' il capo del freelance, in certo senso, no? E, però ce lo dobbiamo sopportare perché ci paga, e quindi... però anche il dipendente se lo deve sopportare, perché... Quindi le situazioni non sono così... Però rispetto al sopportare, comunque, c'è questa cosa che si cambia lavoro soprattutto perché non si sopportano i propri capi. Cioè, non si sopporta il proprio capo. I dati dicono proprio questo, che comunque spesso si lascia un posto di lavoro non per cambiare mestiere, perché poi andremo a fare lo stesso ruolo, a ricoprire lo stesso ruolo in un'altra azienda o anche da freelance, ma sempre il nostro mestiere è lo stesso, ma per allontanarsi da una relazione che sta diventando tossica. Ecco, in questo caso consiglio il distacco emotivo, nulla di meglio che vedere il lavoro come lavoro per riuscire a sopravvivere alle anche angherie del cliente. Ma poi siamo tutti capi. Un giorno una mia amica mi racconta che comunque il compagno non ha pagato la babysitter, si è dimenticato di pagare la babysitter al venerdì, cosa che facevano solitamente. Lui diceva: vabbè, che fa, la pago lunedì quando la rivediamo. Però lì lui è stato un pessimo capo, cioè siamo pessimi capi, pessimi fornitori, pessimi clienti di chiunque, sempre, in qualunque momento. Siamo tutti un po' malati, ma anche un po' dottori. Ma così volevo dire questa citazione di Luca Carboni, che non c'entra niente, ma aspettavo anni per poterla dire, per poterla utilizzare. Quindi vabbè. Sì, esatto. Cioè, io leggendo, devo dire, per mia fortuna, ho fatto il capo quelle poche volte, però non lo so, ho anche un po' solidarizzato con questi capi, perché il problema del capo a volte. Faccio l'avvocato del diavolo, è che i collaboratori sono davvero scarsi, cioè non è che te li scegli, te li dà, anche il capo non te lo scegli, ma nemmeno i collaboratori. Quindi ti arrivano e dici, vabbè, questi, mandato questi, che ci devo fare con questi? Non c'è nel libro un minimo di... una luce per questo povero capo. Beh, so. Nel libro c'è una citazione dei tuoi 30 giorni dell'ufficio marketing, nel capo dell'ufficio marketing, in cui appunto I primi 30 giorni in cui io, arrivata nel mio nuovo ufficio, io e tutti quelli che fanno marketing, devo sfoderare la bacchetta magica e fare grandi risultati. E risolvere i problemi dei 10 anni precedenti. Sicuramente, in 30 giorni ovviamente, immaginandomi anche nuovi sviluppi. Eppure una delle cose che succede sempre quando si diventa capo di qualcuno è comunque non riuscire a cambiare immediatamente le cose. La bacchetta magica ovviamente non ce l'abbiamo. Una soluzione, appunto, avere tanta pazienza, contare oltre i 30 giorni e riuscire a portare a bordo quante più persone possibile. E di quei suggerimenti che davi era sempre di riuscire a capire quali erano già i team creati all'interno dell'ufficio, che questa cosa aiuta sempre. Quindi fate quello che scrivo, non fate quello che dico. Alessandra, tu sei stato capo, secondo me. Ma io capo da una sei, parte... Alessandra? O so, eri? Da una parte, la cosa che dicevi tu, Gianluca, che il capo non si sceglie i collaboratori, è probabilmente vera nelle grandi aziende dove il manager. È vero, si io parlo di fronte. Questa mia esperienza. Nelle piccole e micro imprese, il capo si sceglie i collaboratori, quindi diciamo è responsabile della composizione del team. Forse la cosa che vedo è che riscontro è che in realtà, un po' come non esiste un corso per essere genitori prima di far figli, c'è poca riflessione sulla leadership. Io personalmente molte delle cose che ho imparato sulla leadership le ho imparate ballando il tango, perché nel tango l'uomo che guida ha un'enorme responsabilità rispetto alla conduzione del ballo della coppia, dell'intera coppia, e anche del fatto che la coppia stia nella sala in maniera armonica. Quindi quando si balla, cioè, non c'è storia, è colpa dell'uomo se qualcosa non funziona, perché in quel momento è lui che guida. E questo, insomma,
È la stessa cosa nell'indie hop che ballo io. Io sembro una che balla bene, eppure non ho senso del ritmo, ma mi lascio guidare. Esatto. Cioè so affidarmi con fiducia alla persona che comunque è lì a guidarmi. Forse questa cosa sì, qui. Sì, esattamente. Tutti i balli di coppia è così. Chi guida ha la responsabilità della riuscita del ballo della coppia. E questo però nel ballo è chiarissimo. Infatti ho visto delle coppie scoppiare su questo perché è colpa tua, no, è colpa tua. Nelle aziende è molto meno chiaro, è molto meno esplicitato e soprattutto non hai il maestro di tango che ti spiega, che ti fa vedere le mosse, ti fa vedere come devi portare la tua ballerina. Quindi insomma ci sono alcune scusanti su cui però si può lavorare. Ogni volta che vediamo un gap possiamo ragionarci sopra. Spesso poi sta a noi, perché comunque molte volte si diventa capi senza una preparazione adeguata. Poi ci sono i corsi, cioè tutti noi siamo, no, anche fruitori e fornitori di corsi di qualche tipo, è solo che magari non si fanno nel momento giusto di passaggio, quindi magari lo fai dopo, intanto i danni li hai già fatti. Racconto sempre che ogni volta che arrivo in un posto nuovo, la persona che magari si aspettava di ricoprire il mio ruolo e che magari appunto era stata invitata in azienda a fare di più e poi si vede arrivare me come capo, puntualmente chiede di andare via, cioè se non si licenzia addirittura, ed è una cosa che mi è successa negli ultimi 3 lavori che ho fatto. Quindi ogni volta che arrivo io in ufficio si licenzia qualcuno. Non ho mai pensato di essere un pessimo capo, ero lì da 15 giorni, cioè non mi avevano dato neanche il tempo. È per quello che molte aziende c'è solo una carriera verticale senza inclusione dall'esterno, così nessuno si lamenta, si va avanti un po' tutti in filiera, in cordata, no? Il problema è quando un capo in alto cade, se tu sei in quella cordata, non farai mai più carriera. Vabbè, questo è esperienze personali. Comunque, la cosa, vai. Una domanda che volevo farti io è come vedi, se c'è in qualche modo un collegamento fra questo libro sul pessimo capo e il tuo libro precedente, 2 gradi e mezzo di separazione, dove invece ragionavi di networking, di creare e coltivare le proprie reti senza necessariamente farlo in maniera strumentale o... Racconto che dico sempre le stesse cose. Alla fine io credo davvero che si possa fare la differenza, che ognuno di noi possa cambiare il mondo nel mondo anche del lavoro, per come ci poniamo, per come lavoriamo. Il pessimo capo in assoluto, che è una delle definizioni che poi alla fine escono fuori, è quello che non condivide, e condividere è la base del networking. Cioè io non voglio conoscere tante persone o tutti in azienda, non voglio neanche conoscere soltanto le persone che mi devono essere utili, no? Avete presente quelli che in ufficio magari vanno al pranzo soltanto con quelli pari grado, è un grande classico del management degli anni 90. Io invece penso che per essere un buon capo, e quindi tornando al networking, serva sapere che cosa fanno e che cosa sanno le persone, perché soltanto in questo modo le riesci a valorizzare. Quindi il legame con 2 gradi e mezzo di separazione è questo: imparare a fare quella roba lì e applicarlo in tutti gli ambiti della vita per avere una vita più interessante e magari anche una carriera migliore. Io ho notato un'assenza, non so se era perché nel libro non se ne voleva parlare, però tutto quello che riguarda la tecnologia a supporto del team, le famose intranet, quelle più workspace, place worker, sembrano un po' così, non appaiono, cioè non ci credi, non era nel topic del libro, dici alla fine... Ma le do un po' per scontate e assodate, oramai tutti abbiamo sperimentato lo smart working forzatamente, quindi non è che si può parlare più, guarda che c'è della tecnologia per poter parlare con i tuoi colleghi fornitori, perché ad un certo punto il libro che era già praticamente scritto, appunto è arrivato, è stato posticipato insomma con l'arrivo della pandemia, e lì dando per scontato che appunto che tutti sapessero, in realtà a un certo punto racconto che sì, tutto è possibile, no? E anzi le dinamiche malate che si creano, cioè il presenzialista, quello che apre la call un quarto d'ora prima, che tu dici ma perché mi stanno aprendo una call un quarto d'ora prima che ancora sto finendo quella precedente, oppure che ti arrivano le notifiche di quelli che si stanno parlando, che ti chiedono di restare dopo la... Ah no, uscite tutti ma noi restiamo. Cioè ci sono mille
di questi atteggiamenti che magari avrete visto e che non sono merito o colpa della tecnologia, ma sono la replica online dei comportamenti offline, perché comunque tanto internet è un luogo come questo, quindi le persone che non sono qui le incontreremo online, come tutte le cose sì, della effettivamente vita. Effettivamente la vita è nelle call, quindi no, mi riferivo al fatto che qualche anno fa andavano molto i social network aziendali, non ti ricordi? Come si chiamava? Uno è stato acquistato da Microsoft e poi non l'ho perso di vista. Yammer, brava. E quell'altro era il Facebook interno, che abbiamo visto anche. Dove però molto spesso si replicano le stesse storture della vita reale, no? Quindi ancora una volta la tecnologia non è che fai l'azienda 2.0 solo perché metti la... Devo dire che queste cose però hanno un tasso di adozione più semplice per le persone che lavorano in azienda, perché appunto l'intranet di solito è ostica, brutta, spesso e volentieri anche una roba proprietaria, infrequentata se non per gli sconti del... Le buste paga di solito. Le buste paga sì, ma appunto l'annuncio annuale dell'amministratore delegato. Però questi strumenti hanno facilitato una cosa. Avete presente quando dovete mettere tutti in copia perché l'azienda chiede così? Quindi metti tutti in copia e un tempo si usava anche mettere i nomi in ordine di importanza, ahimè, cioè abbiamo l'età, quindi... No, questo non lo so. Questo non ti era mai capitato? No, questo non ci avevo mai fatto caso. Mi avevano anche spiegato di fare questa cosa, vi sto parlando di una cosa successa più di 15 anni fa. Però a questo punto, con le chat, si è risolta la questione. Io se devo chiedere una cosa a un mio collega non gli mando una mail con in copia il suo capo, gli mando una chattina da qualche parte, fosse anche WhatsApp. Non dirlo a voce alta perché qualcuno inventerà la chat in copia conoscenza e quindi potrebbe... Come siamo con i tempi? Okay. Penso che insomma ve l'abbiamo raccontata abbastanza. Allora io faccio la domanda che ho qua da anni, no, da quando ho letto il libro. Ma se loro sono capi e noi no, non è che hanno ragione loro anche se sono pessimi? Abituati a un mondo del lavoro che funziona così, hanno ragione loro. Ma tutto cambierà. Perché noi siamo persone migliori. Per questo che dobbiamo fare il better normal, per avere dei capi migliori. Okay. Bene, dai. Allora, il libro lo trovate al market centro commerciale del campeggio. In regalo una bottiglia d'acqua. No, scherzo, non è vero. Un in bundle con delle ciabattine, no, anche questo è vero, però insomma lo trovate lì e quindi solo poche potete copie. Acquistarlo e farvelo autografare dall'autrice. Esatto, possiamo fare anche insomma il firmacopie ufficiale. Grazie Domitilla.